Salve, oggi altro video sul vinile. In più vi farò vedere un accessorio molto utile per questo tipo di materiale. Oggi costruiamo, anzi, faccio un card per il Project Life in vinile e costruisco questo che sarà la nostra base di cartoncino, e questo sarà in vinile. Non vi sto a fare il video anche di questo perché avevo già fatto in precedenza quello proprio sul Project Life insieme a Sandra, ma vi faccio vedere come fare, come inserire questo, come fare quest'altra finestrella in base a questo, logicamente, perché questo poi andrà dentro e si vedranno i bordi bianchi o del cartone che abbiamo scelto comunque di fare la finestra fuori. Questo ora lo cancello perché non ci serve, vi faccio vedere come costruircela. Seleziono tutte e due e vado a separare questo. Ora sono separati, seleziono finestrella fuori, diciamo la base fuori, e faccio, scusate, seleziono la base dentro e faccio offset interno e do un valore di 5 e faccio inserire. E questa è l'interno. Ora seleziono l'esterno, faccio offset esterno, metto sempre un valore di 5, angolo, faccio inserire, ed ecco qua che abbiamo costruito la nostra diciamo finestra in cartone. Ora vado a togliere questo e questo, quello che era l'intero, tutte e due. Poi vado a raggruppare, prendo questo, li metto insieme, li seleziono, vado nell'allineamento, faccio allineo al centro e allineo a metà e raggruppo. Ed ecco fatto la nostra finestrella esterna, il nostro cartoncino, diciamo. Quindi io prima taglierò questo con il vinile, poi andrò a tagliare questo con la sagoma del cartoncino, che sia bianco, azzurro o di altri colori. Questo lo scegliete voi. Io questo comunque lo farò giallo perché ho un bel giallo lucido sempre in vinile. Andiamo a vedere nelle impostazioni taglio, e come abbiamo fatto per l'altro vinile, dobbiamo scegliere appunto il materiale silhouette vinile, e come abbiamo sempre detto è già tutto pronto. Ora, fatto questo, andiamo nell'altra visuale e vi faccio vedere come tagliare questo materiale con l'accessorio che c'è. Eccoci qua nell'altra visuale. Ora vi faccio vedere il portarotolo, come funziona. E ora lo fissiamo alla cameo. Per fissarla dobbiamo mettere i piedini della cameo in questi spazi qua. Tiriamo su, vedete, questi sono i piedini. Lo blocchiamo in modo che questo rimane fisso. Apriamo la cameo. Mi raccomando, dobbiamo, per il vinile, spostare questa guida. Per spostare, io è già così dall'ultimo video, appunto, che l'ho fatto sul vinile. Per spostare dobbiamo tirare giù la levetta qua, spostare questo nella prima tacchetta e ribloccare, mi raccomando. Poi dobbiamo controllare se la lama è giusta nel 2. Mettiamo la lama nella sua guida bene fino in fondo e blocchiamo. Apriamo le due alette
Questo è il vinile giallo lucido, poi vi metto anche il link dove potete trovare questo materiale. Ora dobbiamo mettere il vinile in questo spazio qui e dobbiamo farlo fuoriuscire da quest'altra parte. Quindi carichiamo e vedete così. Ora mettiamo il vinile nella silhouette e facciamo carica. Ok. Ora dal nostro software dobbiamo dare invia silhouette. Allora, io ho fatto, come ho detto prima, una card che è 13 cm per 16, perché a me serve così. Voi, logicamente, se fate per il Project Life va un po' più piccola, poi vi sapete gestire voi le misure. Bene, detto questo, andiamo a. Siccome questo non è il materiale che abbiamo visto il vinile che abbiamo visto nell'altro video, se io metto le impostazioni sempre della silhouette vinile nelle impostazioni materiali, però può succedere che in alcuni casi la pressione si deve abbassare. Perché non avendo il tappetino non deve tagliare sotto. Se taglia sotto può darsi che la lama arrivi anche nella macchina e si può rovinare. Quindi dobbiamo stare attenti, fare una piccola prova e abbassare, in questo caso se taglia molto sotto, abbassare un po' la pressione. Quindi io vado a vedere nelle mie impostazioni avanzate e metto come spessore, provo a mettere come spessore 6. E faccio invia a silhouette. E ora inizierà a tagliarmi la mia finestrella. Ecco qua, ora scarichiamo e mi taglio il mio pezzetto che mi serve. Questa è la lama che è in dotazione con il portarotolo, ma per chi ha preso la nuova silhouette era già anche lì in dotazione, quindi ve ne troverete due. Tagliamo. Ora mettiamo via questa che non mi serve più. Togliamo la pellicola in più. Quello che mi serve è venuto. Poi togliamo. Poi con l'uncinetto andiamo a togliere tutti i pezzi in più. Ecco qua, vedete? Ora ci prendiamo, anzi, prima di staccarlo con il nostro transfer. Mi taglio il cartoncino. Io ho scelto un cartone
marrone, e questo è quello della Lidl. Prendo, ed è 270 grammi, prendo il mio tappetino, attacco il mio cartone per farlo aderire bene, magari mi aiuto con la spatolina. Poi dobbiamo riportare la guida al suo posto, quindi metto giù la leva e sposto la guida al suo posto. Siccome questo è un cartone da 270 grammi, devo andare a cambiare le mie impostazioni. Taglio, quindi metto cartone che io mi ero salvata come impostazione e io metto per questo qui lama, ho messo lama 7. Ok, metto nella guida, vado fino in fondo e blocco. Ora mi sposto un po' qua, carico il mio tappetino come al solito, metto vicino alla guida blu. Non avevo bloccato, mi raccomando, bloccate sempre la levetta sopra e sempre a pari alla mia guida blu e taglio l'altro pezzo che sarà il cartone e faccio in via silhouette. Carico, adesso posso chiudere e mettiamo qua. Ecco qua la mia finestrella. Vedete? Ora riprendo il mio vinile, prendo il transfer, che è questa, io ne ho già tagliato un pezzo, attacco bene, mi raccomando, faccio aderire bene. Stacco così. Ora prendo la mia finestrella, la dobbiamo cercare di centrare il più possibile. Dobbiamo fare gli spazi uguali. Tutto questo, vedete, prendo sempre la mia spatola e cerco di attaccare, far aderire bene il vinile. Poi, piano piano, vado a togliere il transfer. Vedete? Ed ecco qua la nostra finestrella, che per metterci una foto.
Come ho detto, io l'ho fatta di questa grandezza perché a me serve per metterla in un album, però se fate per il Project Light un po' più piccola va. Io spero di essere stata abbastanza chiara in questo video, ma quello che vi volevo far vedere era comunque il portarotolo. Per qualsiasi domanda scrivetemi, vi risponderò nel più breve tempo possibile. Ciao, a presto!